dei temi che verranno trattati e come verranno sviluppati, si occuperà naturalmente Alessandro Giacobbe, che ha il merito di aver ideato questo ciclo, no, veramente. Io qua esprimo veramente una grandissima soddisfazione perché se ricordate, se eravate presenti quando abbiamo inaugurato il MACI, il Museo di Arte Contemporanea, un anno fa circa, un anno e un mese fa esattamente, era il 7 di febbraio, avevamo detto che era nostra intenzione far sì che questo luogo diventasse un punto di diffusione dell'arte contemporanea, un punto in cui si facesse educazione all'immagine, si diffondesse quest'arte che è un'arte un po' difficile, è un'arte che a volte lascia un po' perplessi, che però ha avuto innegabilmente una importanza enorme sul nostro modo di vivere, sull'estetica, sul modo di concepire le cose. Quindi è un'arte a cui bisogna riservare un'attenzione particolare, molto spesso difficile, un po' concettuale, però va considerata per quello che è e per l'importanza che deve avere. E quindi annunciare ora questa serie di iniziative vuol dire tenere fede a quello che abbiamo promesso un anno fa. E quindi questo chiaramente non può fare altro che riempirci di soddisfazione. E per questo siamo grati veramente alla cooperativa CNC, che in questo è stata veramente encomiabile per come si è mossa e per come ha intenzione di muoversi ancora. Il fatto di portare queste tre manifestazioni, stavo cedendo alla tentazione di cedendo alla tentazione di spiegare, non voglio si spiegare, può fare, la poi io prima, vado solo magari a comunque sia, affiancare. questa prima iniziativa, beh, vedete, è una collettiva praticamente che ruota intorno a un tema, il tema del volto di David Bowie, però ha il pregio di unire, praticamente di fare da ponte tra diverse manifestazioni artistiche. No? Qua abbiamo un fotografo di Imperia, Settimio Benedusi, un fotografo di talento di Imperia, abbiamo artisti e artisti pittori, abbiamo, non so come definirli, artisti, diciamo in genere come Marco Lodola con queste loro installazioni, con queste loro creazioni, che non sono sculture vere e proprie, sono qualcosa di diverso, comunque sono qualcosa che quindi ha a che fare con l'arte, ha a che fare, come dicevo prima, con il discorso dell'arte contemporanea. E quindi questo ci fa molto piacere. Poi avremo le altre iniziative legate al discorso di fotografia, però anche qui, viste in maniera estremamente originale. Non è una mostra di fotografia e basta. Sono fotografie che si accompagnano con la musica, che si accompagnano con performance, quindi è qualcosa di molto vivo, di molto originale, no? E quindi sta proprio nello spirito che ha voluto infondere la cooperativa CMC a tutte quelle cose che vogliamo fare. Cioè non è qualcosa di statico, di qualcosa che rimanda a qualcosa del passato, ma proiettato verso il futuro. O meglio, si guarda al passato, ma si guarda anche al futuro. E quindi si guarda su due direzioni, questo è molto importante.